La Puglia chiederà lo stato d'emergenza per la Pavoncelli Bis, la conduttura che porta alla regione migliaia di litri d'acqua al secondo provenienti dal fiume Sele in Irpinia. E la conclusione cui si è giunti dopo l'incontro romano, il secondo, tra l'assessore regionale alle opere pubbliche Fabiano Amati e il vice capo dipartimento della protezione civile Bernardo De Bernardinis. Abbiamo esaminato tutte le soluzioni possibili, quello più convincente è apparso la dichiarazione dello stato d'emergenza che ho richiesto formalmente alla protezione civile. La protezione civile su questa richiesta ha dichiarato la sussistenza degli elementi, domani la giunta regionale formalizzerà questa richiesta che ho formalizzato oggi e poi aspettiamo il prossimo consiglio dei ministri per ottenere la dichiarazione di emergenza. Uno studio sul rischio sismico, commissionato al Centro di Geomorfologia Integrata per l'area del Mediterraneo, ha rilevato che, nella zona in cui sorge la Pavoncelli, i terremoti hanno una ciclicità temporale di 20-30 anni al massimo. Questa ciclicità è sempre stata rispettata nell'ultimo secolo. Considerando che il terremoto in Irpinia risale al 1980, la protezione civile ha riconosciuto la sussistenza del rischio sismico, che si somma al rischio crollo. Se uno dei due eventi dovesse verificarsi, un quarto della popolazione pugliese, cioè quasi 1,5 milioni di abitanti, rimarrebbe senza acqua. Dopo il riconoscimento dello stato d'emergenza in Consiglio regionale, toccherà al Consiglio dei Ministri, che si riunirà giovedì, emettere l'ordinanza e nominare un nuovo commissario o confermare l'attuale, l'ingegner Roberto Sabatelli. Sarà lui a consegnare i cantieri al consorzio di imprese vincitore dell'appalto. Anche sulla richiesta di risarcimento danni da parte del consorzio, richiesta possibile già dallo scorso 10 ottobre, l'assessore è ottimista. Penso anche con possibilità di avere ragione, perché in realtà non c'è stata la cattiva volontà nel consegnare i lavori, ma perché c'era un impedimento dato dalle sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e dalla Cassazione, seppur smentiti dalla Commissione Europea. Quindi quel contenzioso vivrà una vita parallela, ci riguarda come contribuenti, perché è incredibile che dopo 30 anni abbiamo speso tanti soldi e non abbiamo l'opera, però mentre ci riguarda come cittadini e come contribuenti, allo stesso tempo ci riguarda ancor più il tema della soluzione del problema per evitare che vi sia una catastrofe.